Buonasera, io ho il piacere e l'onore di intervistare Roberto Paolo. La tua inchiesta giornalistica ha convinto la Procura di Napoli a riaprire le indagini sull'omicidio di Giancarlo Siani. Ecco, ma a che punto siamo? Ci sono dei risvolti? Cosa ci puoi raccontare in merito? Insomma, partiamo un po' dalla fine, quindi dall'arrivo. Il punto d'arrivo è stata questa riapertura dell'inchiesta dopo quasi 30 anni dalla morte di Giancarlo Siani. Quest'anno, il 23 settembre dell'85, ricordano esattamente 30 anni dall'omicidio di questo ragazzo, di questo giornalista. Giorni fa, per esempio, a Napoli è stata fatta una grossa retata di camorristi del quartiere di Forcella, di giovani della Camorra, Forcella. Sono fatti 65 ordini di custodia cautelare e il procuratore capo, quando ha presentato questi arresti, ha detto che questi arresti sono scaturiti dal fatto che stiamo facendo delle intercettazioni per un'indagine sull'omicidio Siani. Quindi, indagando sull'omicidio Siani, hanno piazzato dei microspie, hanno fatto delle intercettazioni e hanno scoperto che le giovani leve di questo clan, Forcella, il clan Giuliano, gli eredi del clan Giuliano, che io indico come i veri mandanti e i veri esecutori dell'omicidio Giancarlo Siani, le nuove leve stavano compiendo oggi altri reati, estorsioni, droga, e quindi indagando sull'omicidio Siani sono imbattuti in questi altri reati che hanno portato a 65 ordini di arresto. E comunque, io l'ho scritto il giorno dopo sul mio giornale in Roma, comunque ci piace pensare che è stato un po' anche Giancarlo Siani a far arrestare questi giovani leve della Camorra, poco più che ventenni, che ancora oggi imperversano a Forcella. Quindi è un po' come se la morte di Giancarlo Siani continuasse a produrre effetti anche anticontro la Camorra. Il libro racconta anche di come io sono arrivato a fare questa indagine giornalistica, di come questa indagine giornalistica è nata e di come poi l'ho portata a termine. È nata per caso, perché anche io, come tutti voi e come tutti quanti gli altri, come vi dicevo all'inizio, non avevo il minimo dubbio che quello che c'è scritto nei libri, quello che c'è nei film e quello che hanno detto le sentenze sia vero. Se non che un giorno, appunto, un amico mi porta un libro da recensire chiedendomi il favore di metterlo sul mio giornale. E il libro però non è un libro qualsiasi, perché non mi occupo di letteratura, normalmente mi occupo di cronaca giudiziaria, e infatti lo porta a me perché il libro è scritto da un ex boss di Camorra, un signore che si chiama Giacomo Cavalcanti, che forse a voi calabresi non dirà molto, ma Giacomo Cavalcanti negli anni 80 a Napoli è stato uno dei boss di Camorra che ha scritto pagine della storia criminale di Napoli. E poi un libro, quel libro che mi arriva nel 2010 tra le mani, che è un libro di memorie carcerarie, di storie sentite nel carcere da compagni di cella, anche storie piuttosto dure. Una di queste storie, raccontate in questo libro in un piccolo capitolo, nemmeno una storia più importante, parla di un giornalista ucciso a Napoli e dice che i veri assassini non sono quelli che stanno in carcere, ma sono altri, che in carcere non ci sono mai andati, o almeno non ci sono andati per quell'omicidio. Cavalcanti però ha sempre un atteggiamento anche nel suo libro omertoso, nel senso che lui racconta questa storia senza fare nomi, senza fare cognomi. Poi si scopre che ha tirato in ballo due morti, Sandruccio Apostolo. Sì, ma lui non li tira in ballo, lui, quelli che ho tirato in ballo io. Sì, nel senso che lui parla di un tale che era amico di Paoletto. Però poi è verificato il Forcellario. Poi lì è subentrato tutta un'altra attività mia di inchiesta, perché appunto questo racconto di Cavalcanti fu solo la scintilla che mi fece aprire gli occhi e dice: come mai questo signore dopo tanti anni viene a raccontare che i veri killer non stanno in galera, quando tutti sappiamo che la verità è già scritta. Il mio primo grosso lavoro è stato quello di documentarmi, e quando mi sono documentato sono rimasto sconvolto dallo scoprire che i processi che hanno portato alle condanne per gli attuali, le persone che attualmente sono detenute, sono a dir poco lacunosi, contraddittori, raggiungono risultati paradossali. In particolare io mi sono incentrato sulla figura degli esecutori materiali, i due esecutori materiali che hanno sparato. Erano gli unici due ragazzi che si trovano in via Romagnello quando fu ucciso Siani. Furono visti da tre testimoni oculari, tre. Uno di loro parlò con un killer un'ora prima dell'omicidio, mentre aspettava che arrivasse Siani. Un'altra stava sul balcone e li vide mentre sparavano, e un terzo li intralciò mentre loro fuggivano e gli puntavano la pistola in faccia per farsi strada a circa un metro e mezzo, due metri di distanza. Quindi dei testimoni oculari molto forti. Innanzitutto, a nessuno di questi testimoni oculari è stato fatto fare un identikit. Oggi noi non abbiamo dei identikit dei veri assassini, che sarebbe utilissimo per confrontarlo con le persone che io indico oggi. Così come si... Beh, questi tre testimoni oculari, nessuno di questi tre ha riconosciuto nelle persone che stanno in galera i killer di Siani. La loro descrizione fisica dei killer di Siani, fatta nell'immediatezza dei fatti, il giorno dopo e in altri interrogatori che si sono seguiti, è precisa, univoca e concordante. I due ragazzi erano giovanissimi, avevano un'altezza, corporatura normale,
come lui più o meno, regolare, ed erano alti più o meno simili, uno un po' più alto e uno un po' più basso. I due che stanno in galera oggi, l'articolo il, sono Armando Del Core, che è alto 1,83 m e ha delle spalle larghe come me lui sta assieme, e Ciro Cappuccio, che è alto 1,62 m e per questo si ha l'appellativo di Obuzzone, morsicoso, nel senso che è molto basso e minuto. Quindi hanno una differenza di circa 21 centimetri, un particolare che non poteva sfuggire da alcun testimone oculare. Questo ragazzo merita giustizia. Adesso il tuo, tu ti fermi qua, dicevi, tocca ad altri. Però deve essere fatta, comunque devono essere approfonditi questi aspetti, questi input che tu hai lanciato. Un giornalista deve a un certo punto fermarsi e saper dire basta, questo è il mio lavoro, lo consegno ad altri e saranno gli altri a dover andare avanti se vorranno. Sembra che stiano procedendo, perché l'inchiesta è aperta, quindi l'augurio è che si faccia una luce è più completa, una verità più completa, una giustizia più completa sulla morte di questo ragazzo, che comunque l'unica cosa certa che sappiamo è che è morto perché faceva il suo lavoro, lo faceva bene, fin troppo, l'unico punto fermo che c'è in questa storia. Grazie a Roberto Paolo, e tramite continuo con il prossimo.